compagnia dei Coffee Break, che voglio tutto il palco. Allora abbiamo Martina Di Leva, Maria Siciliano, Mimmo Capozzo e Massimo Magaldi. Allora, un applauso ragazzi. Coffee Break è una compagnia di improvvisazione. Loro tengono dei corsi, hanno una nuova sede che abbiamo aperto da poco a Via Nilo, giusto? Via Nilo numero civico? 20, Via Nilo 20, sono partiti i corsi di improvvisazione teatrale. Il lunedì e il martedì, perché volesse venire a provare, non vi costa, la prima volta che venite. Ok, allora loro prendono sempre le mosse da quelli che sono gli input che dà il pubblico per improvvisare, quindi in realtà non è nulla di preparato, loro improvvisano prendendo appunto spunto dalle vostre idee, da un vostro suggerimento, da una semplice parola, e ci stupiscono insomma mettendo su un vero e proprio spettacolo. Allora vi do giusto un'introduzione di quello che faranno. Che cos'è la felicità? Come si realizza la felicità di un uomo? A volte si tratta di piccole cose, a volte di grandi sogni irrealizzabili. Quasi sempre quello che vi ricorderemo sarà il viaggio che avremo intrapreso per raggiungerla. Sarà dal sogno di uno di voi che partiranno i nostri attori, nella speranza che almeno in scena i sogni si possano realizzare. Un applauso ai Coffee Break. Del vostro intervento, quindi mi permetto di chiedere a te, qui davanti con gli occhiali, posso? Sì, proprio te. Io non prego. Assolutamente no, come se non ti avessi visto, e infatti chiedo alla tua amica a fianco. Comunque ci filmi. E nel video guarda, posso. Guarda, una semplicissima domanda, mi stanno passando la palla. Una semplicissima domanda. Chiama la moglie di Antonio. Vabbè, Ilaria. Abbiamo giocato con Antonio, giochiamo anche con te, mi sembra giusto. Ilaria, qual è stato il tuo giorno più felice? Che ti ricordi, cavolo, questo giorno della mia vita è stato il giorno più felice della mia vita? In un'età non cosciente. Quando? In un'età non cosciente. In un'età non cosciente. Quando hai sposato Antonio. Quando sono nata. Quando sei nata. Che per me la vita è felice. Ogni giorno. Beh, è una cosa bellissima, voglio fare un applauso all'Ilaria, come il cariato. Chiaramente, insomma, chiedo a voi, ci basta o vogliamo chiedere qualche altra cosa, Ilaria? Magari le chiediamo qualche altra cosa. Qualche indizio, qualche altra cosa, sì, un po' tipo... di spezie per la nostra storia. Vabbè, quando sono diventata mamma, nonna, sono anche nonna. A 38 anni sono diventata nonna. Beh, giovanissima. Questa è una 44. Vabbè, una bella nonna. Sì, quindi il giorno del lavoro. Quello forse è meglio di no. Il giorno mi trago cui... vantaggio dalle negatività a volte, perché forse probabilmente ci si presenta qualcosa di migliore, no? In cui sei diventata nonna, come si chiama tuo nipote? Alessandro. Alessandro. E tua nuora? O tuo... mio genero Ciro. Mia tua figlia Naomi. Naomi, Ciro. E Alessandro. Alessandro. Chiedo alla squadra Coffee Break se ci piace questo giorno così... È un giorno felice sicuramente. Sì, così felice. Se vogliamo quindi prendere questo giorno... Se vogliamo continuare a chiacchierare con Ilaria, perché sono cose molto particolari. Non è semplice, diciamo. Quindi, e invece il lavoro che hai perso? Farmacista, però lei è contenta di questa cosa, sì. Quindi possiamo un po' mescolare questi sogni, questi momenti felici, no? Questo essere nonna e non essere più farmacista. Bene, allora facciamo così, prendiamo lavorare più là, prendiamo questo input, cioè l'aver perso il lavoro, come giorno più felice della nostra Ilaria, e dimostriamo com'è, facciamo vedere com'è che è andata questa giornata così felice per Ilaria. Bene? Benissimo. Vi vedo terrorizzato. No. Perché tanto è tutto improvvisato, quindi abbiamo bisogno anche di voi. Vi chiedo di gridare insieme a me quando conteremo 3, 2, 1 in pro, in modo da darci la carica, va bene? Quindi 3, 2, 1 in pro! Sì, ho deciso.
Questo è il giorno più importante della mia vita, perché finalmente succederà qualcosa di importante. Sono le 8, devo andare a lavoro. Buongiorno, buongiorno dottoressa Maria. Allora, io sono qui perché devo dirle una cosa molto, molto importante. Prego, dimmi. Prego. Sto per diventare nonna e quindi avrò un sacco di problemi a casa e quindi chiederò un sacco di ore di permesso. No, non posso, e quindi proprio perché non posso, lei mi... Sto licenziando. Sì, sì, era proprio questo che volevo. Non è andata proprio così. Ecco, adesso vi faccio vedere. Signora Maria? Salve. Una cosa molto importante. Avrei bisogno di un po' di ore di permesso, se è permesso. Avanti. Prego, continui a parlare. No, dicevo, avrei bisogno di un po' di ore di permesso. E va bene, dai. Ore di permesso? Che problema c'è? È un sindacalista lei? Signorina, ispettorato del lavoro. Credo di sentirmi male. Ho qualcosa qui. Lei perché ha bisogno di questo riferimento? Perché sto per diventare nonna. Noi dobbiamo favorire le famiglie. Il governo questo vuole, no? Fertility Day, ne ha sentito parlare, eh? Sì. Tra l'altro nel mio tempo libero cerco di fertilizzare le mosse. Adesso... Abbiamo un sacco di pillole, se vuole. Sì, io ho ingerito lo scalo degli orvanzi. Panza, benissimo, no? Panza. Senta, mi faccia... Prego. Quindi, alla richiesta, come... Siccome non è che senta poi così bene in questo momento, secondo me lei può prendere prima possesso di questa farmacia, se vuole. Cambiamo subito qui gli atti, no? Io le firmo questo. Adesso credo che... No. Scusate, se fosse andata così, allora la farmacia sarebbe diventata mia. No, così no. Non mi va bene questa giornata. Ci riprovo. Signora Maria, io mi sono rotta il labbro! Buonasera! Mi stavo aspettando l'incapace fatta persona! Sì. È ancora qui? Vado via? Secondo me dovrebbe, a meno che un sindacalista che si presenti... Prendi il stradang! Oddio, l'ispettore Callaghan! Aiuto! Ah, cara Maria! Glielo stai dicendo? Abbiamo una fresca. Sì, per dirgli dei. Questo dopo. Allora, ho sentito dire che ci sono problemi con le nostre ore. Abbiamo difficoltà a dare queste ore di permesso? No. Sa per diventare nonna, sa? No, vedo tutto quello che ho, tutto quello che c'è qua dentro, cominciando dalla spina e poi c'è la bibincina. Insomma, tenga tutto. Io però devo fare una cosa importante. Voglio licenziare questa donna. Perché non è capace! Magari fosse stato così semplice! E invece... Signora Maria, lo so che dovevo venire almeno 3 ore fa, che c'è un sacco di traffico per strada e quindi non è stato facile raggiungere il lavoro. E quindi per questo ritardo io mi metterei una nota. Fa tutto quanto da sola qui, complimenti, adesso non servo più a nulla io, insomma, qui dentro. Anche solo la nota. Se vuole, firmo il registro e chiamo i genitori. Va bene, allora firmi il registro, chiamo i genitori. Sì, vabbè, certo. E quindi ho già fatto 3 ritardi, quindi 3 ritardi sono... equivalenti a una sorta di licenziamento, volendo. Volendo? Ah! Fermi tutti! Ecco qua suo figlio, signora! Ma Ciro! È Ciro! Aiuto! È Ciro! Dove sta Ciro? Ciro! Non lo faccio fuori! Aria! Ciro! Ma che genere, non lo so!
è verissima! Non vorrà mica licenziarla! Ma no! Dalla sala che ti sei intervenuto il giorno per prendere la sua vita! No, non voglio! Non voglio che perché quello è il padre! Figlio di mia figlia! Diventa sempre più difficile perdere il lavoro oggi e quindi quella giornata è peggiorata e infatti... Signora Maria, perché mi chiede qua, signora? Io ascolto la voce di mio marito che arriva qua, non so che cosa dice, ma la sento. È perché ormai non parlo. Antonio! Perché sento le voci, sono pazza, lei mi deve licenziare! La dama, eccomi! È mio amante, come... Signora, io la fertilizzo e se mi dà a me la farmacia, allora questa donna non la licenzieremo mai. Andiamo con lei a te! Aspetta, aspetta qua! Ciro, entra! Mamma, mamma, vieni qua! Genero! E chi sta dicendo? Che combinato? Che c'ho che sono stata licenziata? Non pure licenziata! Non licenziata nessuno finché questa farmacia sarà mia! Non ti licenzierà nessuno! Eppure quest'altra cosa! Hai sentito pure tu? Ho sentito Antonio! Hai sentito pure tutti! Urla dappertutto Antonio! Antonio, esci fuori! Antonio è qua! Antonio, come sei? Antonio! Meglio pesce o meno.
Tocca a te, no. non voglio dire, questo è il momento di parlare a Antonio, lui prima ti ha fatto il messaggio. Risponde. Prima ha risposto la farfalla. Ho visto il mare oggi, che bello. Come io non posso guardare. E dormi sul round, è fantastico. C'è un'interruzione. Ma voglio dire, oggi ho lavorato. Ho lavorato, questa è una cosa bruttissima. No, mamma, voi non dovete lavorare più. Io vi devo chiedere un favore, la donna Marie. Lei deve stare a casa perché la creatura ha bisogno della nonna. Se no Alessandro Piso cresce, signore. La mamma non ci sta, non l'hanno chiamata, non è riuscita a prendere. No, ma te la mamma, Alessandro. Silenzio, una sola persona mi può rispondere. Che faccio, Antonio? Mi licenzi o no? Molto per te. Si sì, la licenziamo o no? Mamma, non vado a andare a quella farmacia, ma la cinza. Sì! Va via, andata! E allora, grazie! Grazie. Martina Greva, Massimo Magaldi e Nico Roccapotto.